Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi vi porto nel mondo del lusso, ma non solo immobiliare. Sono infatti in compagnia di Cassiano Sabatini, CEO di 221 Luxury. Ciao Cassiano e ben arrivato. Grazie per l'invito. È un piacere essere qua a raccontare quella che è questa nostra fantastica avventura che abbiamo intrapreso circa due anni fa. Ok, bene, dai. Allora, io partirei subito senza indugio con le domande, perché so che Cassiano poi è un entusiasta, insomma, di questa azienda, ha fatto la sua missione di vita, anche se è un agente immobiliare, un imprenditore immobiliare di lunghissimo corso. Ti chiedo quindi che cos'è quindi 221 e in quali ambiti di mercato opera? Ma direi che prima di tutto 221 nasce per dare delle risposte di continuità a una professione che specialmente in Europa merita di essere sviluppata nel migliore dei modi, in quanto può portare a qualunque tipo di agente immobiliare delle opportunità che fino a questo momento secondo me non sono molto ben sviluppate. Per cui cosa abbiamo creato? Abbiamo creato un contenitore di servizi, di tecnologia, di opportunità per permettere a tutti quegli agenti, sia appartenenti a grossi gruppi e per cui già magari già professionisti dell'immobiliare di lusso, o a quegli agenti indipendenti che non hanno un facile accesso alla tecnologia, di poter essere performanti nel miglior modo possibile utilizzando quello che è il nostro sistema, che non comporta nessun tipo di obbligo, perché come già qualcuno mi ha chiesto in passato, non siamo un franchising, non siamo una società immobiliare, siamo solamente una società che fornisce tecnologia e marketing ai nostri clienti. Ok. Relativamente all'immobiliare, e poi ti farò un po' di domande perché io questa piattaforma l'ho guardata anche dall'interno e presenta veramente tanti aspetti, tante peculiarità. Ma relativamente all'immobiliare, qual è l'idea di valore che voi volevate portare sul mercato attraverso 221? L'idea di valore qual è? Sicuramente il primo aspetto, il primo problema che andiamo a risolvere è quello della connessione tra agenti. In questo momento non c'è nessuna piattaforma, sia piattaforma indipendente o nessun grosso gruppo immobiliare, che è in grado di connettere gli agenti a livello internazionale. Questo perché è importante? È importante perché, considerato che in quasi tutti i mercati europei la quota di mercato internazionale, per cui di buyer internazionali, è all'incirca il 50% del totale del mercato. Per esempio, parlando settimana scorsa con il nostro cliente a Madrid, ho scoperto per la prima volta che il quartiere più quotato di Madrid, che è Barrio Salamanca, e i clienti più importanti arrivano da tre paesi che, ripeto, anche dopo 35 anni di immobiliare non avrei mai pensato. E per cui, quali sono? Venezuela, Messico, okay, e Colombia. Ah, okay. E quelli che arrivano a Madrid sono i terzi acquirenti, cioè è la terza casa che comprano, per cui dopo che lasciano il proprio paese, primo step è Miami e dopo il secondo step arrivano a Madrid. Quindi perché è importante? È importante perché in qualche maniera riusciamo ad unire e a creare tutte queste opportunità, considerato che la maggior parte dell'immobiliare di questo tipo si muove esclusivamente su relazioni. Certo, certo. Il fattore relazionale è fondamentale. Parliamo un po' di vantaggi. Qualcosa hai già detto relative agli agenti immobiliari che
decidono di entrare in relazione con questa piattaforma. Quindi abbiamo detto che l'agente immobiliare trova la possibilità di connettersi come se fosse una sorta di social network con tutta una serie di operatori, agenti immobiliari a livello internazionale. Poi che cos'altro ottiene da questa piattaforma? Ma sicuramente trova, la prima cosa che mi viene in mente, trova un accesso facile e a basso costo a una tecnologia che in questo momento è world class, che significa che siamo in grado di unire specialisti di diversi paesi e farli interagire in tempo reale, per cui semplificando, la prima cosa che trovano sicuramente è un network omogeneo di professionisti con cui possono interagire. Trovano un portale B2C dove possono mostrare i propri annunci. Trovano tutta una serie di strumenti tecnologici dal CRM fino alla firma digitale, passando per le valutazioni, passando per la verifica dei clienti. Siamo in grado di verificare e fare antiriciclaggio vero con tanto di report su un nominativo su 4 miliardi e mezzo di clienti. Formazione, per cui siamo in grado di dare o di fornire dei corsi di formazione con un focus sì sull'immobiliare, ma anche dal punto di vista di quelle categorie che sono molto, possono essere molto sinergiche. Cioè quando penso al mondo del lusso, pensiamo al mondo della moda, pensiamo al mondo degli oggetti di lusso, orologi, barche. Esatto, penso ai grossi brand. Ecco, cioè, ci avvaliamo anche della collaborazione di queste persone che sicuramente possono portare concetti nuovi e un valore aggiunto al nostro lavoro. E per finire, a livello di vantaggi, quando penso questo, tecnologia, network, marketing, siamo in grado di fare dietro delle analisi, di far correre delle campagne, di organizzare delle campagne specifiche per ogni tipo di cliente. Ma questo perché? Perché ogni località è diversa dalle altre, ogni prodotto è diverso dalle altre. Lo specialista è comunque l'agente immobiliare, noi non facciamo altro che prendere le informazioni e costruire delle campagne adeguate per fargli avere il maggior numero di contatti. Vabbè, è tanta roba. Se volessi semplificare, possiamo parlare di 221 come un hub di servizi, no? Omnicomprensivi, una comunità, quindi comunità, servizi, dedicato al lusso, che oltre all'immobiliare tocca anche il mondo dell'arte, sì. Delle barche, degli oggetti. Poi so addirittura che all'interno, per alcuni settori, avete la possibilità anche di far effettuare dei pagamenti attraverso criptovalute. Sì, allora, sicuramente un altro... Un aspetto che ho voluto... Un altro, merita un capitolo, grazie, ecco. Grazie Gerardo. Un altro aspetto molto importante è all'interno della sezione B2B, gli agenti hanno l'opportunità di massimizzare le proprie relazioni, perché questo, ripeto, è un mondo di relazioni, e uscire fuori un po' anche da quella che è la logica dell'agenzia o dell'agente tradizionale che ha come unico scopo di cross-selling la vendita del mutuo di un prodotto finanziario. Vista la difficoltà di reperire questo tipo di contatti, e visto anche chi conosce molto, molto bene, parlo delle persone che magari lavorano in località turistiche o che lavorano nelle grandi città, conoscono bene il fatto che quando vengono ingaggiati da una clientela internazionale, queste persone diventano dei veri e propri advisor, e molte volte capita che queste persone hanno esigenze diverse dall'immobiliare, per cui con la nostra piattaforma diamo l'opportunità di dare delle risposte concrete e in qualche maniera anche di convertire questo tipo di relazione in business, mettendo in contatto il mondo immobiliare con tutto quel mondo strettamente sinergico che è quel mondo collegato agli asset di lusso. Per cui, come diceva giustamente Gerardo, yacht,
arte, auto di lusso, sì, arte, interior design, cioè tutto quel tipo di attività. Ecco, abbiamo già dei casi di successo dove dei nostri clienti, dopo aver venduto l'immobile a un cliente internazionale, l'hanno accompagnato anche introducendolo, perché ripeto, nessuno si sostituisce a qualche altro, che significa che all'interno ci abbiamo dei broker nautici che in qualche maniera affiancano l'agente immobiliare e conducono il cliente all'acquisto, per esempio, di uno yacht. Qual è la cosa interessante? La cosa interessante è ancora che questo sistema funziona anche nel binario inverso. Cioè, è già capitato che clienti che magari hanno acquistato delle barche o delle macchine di lusso abbiano riferito poi o segnalato a degli agenti immobiliari la necessità dei loro clienti di acquistare un immobile, una villa, un appartamento importante. Sicuramente ognuno prenderà la sua parte di commissione, perché, ripeto, le relazioni in questo settore sono importanti come gli immobili, e quindi questo è un pochino il modo in cui abbiamo pensato questo tipo di opportunità. E per finire col mondo delle criptovalute, grazie a un accordo che abbiamo fatto con un importante istituto bancario svizzero, i nostri clienti, i nostri agenti sono in grado di offrire ai propri clienti la possibilità di effettuare dei pagamenti usando delle criptovalute. Ne accettiamo 14 che sono ben identificate sul nostro portale. E come funziona? Funziona che il cliente è libero di acquistare pagando in criptovaluta, il proprietario della casa riceve moneta corrente, per cui lo mette praticamente al riparo da qualsiasi tipo di fluttuazione, fluttuazione o rischio. Ok, chiarissimo. Allora, ormai è circa quanto, un anno che siete sul mercato? Sì, siamo entrati sul mercato a gennaio dello scorso anno. Come ha reagito il mercato all'arrivo di 221? Ha reagito in un primo momento sicuramente con curiosità. Con curiosità, che significa? Essendo un modello nuovo, molti agenti hanno pensato bene di capire meglio quello che poteva essere e quale poteva essere l'utilità, anche perché è un modello di rottura con tutti i modelli esistenti. Dopo un anno posso dire che abbiamo tra i nostri clienti alcuni dei brand più importanti a livello sia nazionale che a livello europeo, e vedo che cominciamo ad avere una buona trazione, gli agenti cominciano a cercarci, cominciano a farci domande, cominciano anche a chiederci cose un pochino più evolute a livello di servizi, quindi direi che sono piuttosto soddisfatto. Bene. Allora, quindi parlando di agenti immobiliari, come fa l'agente immobiliare ad aderire a 221 Luxury? Ma il modo di adesione è semplice, per cui abbiamo delle pagine di onboarding piuttosto semplice. Basta collegarsi alla piattaforma, compilare il form e tempo 24 ore uno dei nostri agenti lo contatterà per in qualche maniera sviluppare la relazione. Come ho detto, credo molto nell'accessibilità facile della tecnologia, perché è l'unico modo, come già è stato dimostrato in altri settori, la tecnologia è veramente d'aiuto al settore se l'accesso è facile. Questo significa che più persone aderiscono, più opportunità di business vengono sviluppate. Abbiamo deciso di entrare sul mercato con un costo politico, tra virgolette, ma questo perché? Perché sicuramente non è una cosa di nicchia, ma nicchia che significa? Non è una cosa che per funzionare ha bisogno solo di 50 agenti immobiliari, anche bravi. Perché? Perché le esigenze sono molte, perché le opportunità sono molte,
Cioè, quando penso che tra Spagna, Italia, Francia e UK vengono sviluppate circa 200-250 mila compravendite tra clienti internazionali, quando penso che ci sono milioni di clienti altospendenti in Europa, allora penso che questa sia un'opportunità che ogni agente che magari lavora in una determinata area o per vocazione o per classe sociale, perché magari viene da un determinato ambiente sociale, deve avere la possibilità di in qualche maniera di avere, per sviluppare al meglio la propria azienda e il proprio business. Chiarissimo, chiarissimo. Guarda, seguirò con grande interesse l'evoluzione di 221 e ti rivorrò ancora qui allo Sgabello per farci raccontare le novità e i progressi fatti. Quindi grazie per la tua partecipazione. Grazie per l'opportunità e arrivederci a tutti. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo Sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello@gerardopaterna.com. Al prossimo video.